cercherà di compromettere l'intera operazione. Ma sei tu. Operazione No Shock. Scopri il film sulla pagina Facebook. Adesso capirete il perché della terza guerra mondiale qui, eh? Dragon Ball The Magic Begins è un film del 91 diretto da due stronzi giapponesi. Sto scherzando ovviamente, però non mi ricordo i nomi, quindi ve li scrivo qua, non rompete le balle. Se alcuni di voi l'hanno trovato da piccoli, era sicuramente in una cassetta con scritto Dragon Ball il film, sicuro. Io lo trovai a casa di un'amica, praticamente, che mia madre c'aveva l'amica sua e quindi c'aveva la figlia, quindi a me importava lì. E quindi ce l'avevo in compagnia femminile, pensate, però nonostante ciò c'era la cassetta di Dragon Ball il film qua lì. Dice, me la devi prestare! Sì, diciamo che più o meno la reazione fu quella. Mi piacque, ma non ne rimasi molto soddisfatto, diciamo, e lo stesso vale per adesso. Quindi andiamo a vedere i punti forti e deboli di questo filmetto del 91, che è un adattamento, diciamo, fedele al Dragon Ball di Akira Toriyama. Ma dai! Premessa, so che ci sono altri due live action del passato, ma non li conosco assolutamente, non ci sono manco in italiano, quindi non me li chiedete proprio. Credo che l'idea migliore per cominciare sia fare un piccolo confronto con il film live action in vigore, diciamo, di questi tempi di Dragon Ball, che è Dragon Ball Evolution. Ah, mamma mia quanto ti vogliono bene, eh? Cioè, vedi, guarda quanto ti amano! L'ho sentito io fino a qua i forconi, pensate. Cos'è in Dragon Ball Evolution che non piaceva alla gente? Il fatto che non ha quasi nulla di fedele. Ma anche in The Magic Begins ci sono degli elementi non trascurabili che sono infedeli. Però per dirvi il peggiore dovrei farvi uno spoiler e quindi per non fare spoiler, diciamo, lo scrivo nel commento qua sotto cos'è, dopo c'è che dovete cliccare su un mostraltro per vederlo se funziona così, insomma. Ecco, quello è un elemento che assolutamente non trascurabile di infedeltà proprio a Dragon Ball. Se vi va bene, andiamo avanti. Qua le sfere del drago nemmeno sono arancioni. E secondo me il fatto che le sfere del drago debbano essere arancioni, non sono solo arancioni, sono anche molto piccole e sembrano dei cristalli così proprio trasparenti. Vabbè. E non cominciamo col dire, ma a quei tempi non potevano fare tutto. No, è perché non ci vuole una cazzata a fare le sfere arancioni e quel dettaglio lì. Vabbè. Senza contare che già nel 91 c'erano in giro certi capolavori cinematografici e se non li conoscete manco mezzo, non meritate manco di respirare. Oolong. Oolong è un maialino, invece qua è una persona grassa che è della dinastia dei maiali, cosa? Non credo di aver capito bene. Ma se questa sarebbe la Kamehameha... Ma che è sta cafolata? Ok, chiudiamo con questi dettaglini e passiamo a una recensione proprio... la recensione vera e propria. La trama è tutto un mischio, al Satan, la leggenda delle sette sfere, il castello, cose che... quindi fatemi passare il solito termine, non rompete i coglioni. Goku e il nonno si stanno allenando con degli allenamenti discutibili, finché non arriva il solito Ambaradam, il nonno di Goku viene rapito, e il resto potete immaginarvelo, l'incontro tra Goku e Bulma, Yamcha, i personaggi, che ci sta, è molto... carino lì per lì, no? I problemi sono, diciamo, che le scene d'azione non sono molto soddisfacenti. Comunque è un filmetto interessante, perché riesce con attori veri a ricreare l'atmosfera comica, cartunesca, in situazioni che... come si dice? Cartunesca, l'ho detto già! Quindi, come se fosse un film d'animazione, ma d'animazione non è. Allora dice, cazzo, ma dovrebbe essere un capolavoro! No, perché le scene d'azione non sono molto soddisfacenti, i combattimenti sembrano tra raggi laser, le cose, poi alcune scene sono tirate per le lunghe in maniera proprio che se la potevano risparmiare, e ecco, poi a volte usano dei linguaggi incomprensibili e dei riferimenti che sarebbe stato meglio evitare. So che anche nell'anime di Dragon Ball c'è, diciamo, il reparto pornografico erotico lì da censurare, però non è linguaggio, magari, non era proprio necessario. Ora, non so se questa cosa dipenda dal doppiaggio, ma non credo.
i termini con cui chiamano, insomma, le cose tipo sfere di drago, per far, cioè, sfere del drago, no, sfere di drago, vabbè. Poi il drago magico, che drago Sherron fa schifo, e poi questo drago magico dovrebbe essere cordiale, no? Visto in Dragon Ball il drago Sherron è sempre esprimete il desiderio, se dirò la vostra richiesta. Qua invece, forza, ditemi che volete! Cosa? Oh, stai calmo, zii. Oh, mi avete chiamato, ora ditemi cosa volete. Oh, che cazzo! Il bello di questo film è che lo trovate facilmente qua su YouTube. Basta che scrivete Dragon Ball The Magic Begins, appare subito. In conclusione, non è un film da attribuirgli tantissima importanza, però potrebbe essere una buona visione per una volta, due, così. In particolare per gli amanti della prima serie.